Infatti le domande sono delle robe che mi devo inventare. Così. Ciao ragazzi, molti iscritti del canale ci hanno chiesto di continuare il workout del mercoledì. Ovviamente non so come farne a meno, io ho avuto la fortuna di poter vedere il workout prima e quindi sono riuscito a farlo prima di pubblicare il video sul canale. Oggi purtroppo qui piove, ho messo il tapirulana a lato e quindi lascio la parola ad Andrea che con le sue assistenti Giulia e Silvia parleranno e spiegheranno visivamente come affrontare il workout del mercoledì. Poi torniamo qui per due considerazioni finali. Ci hanno chiesto in tanti dopo una settimana di workout che cosa fare il mercoledì. Cosa ne pensi dopo una settimana di allenamenti? Il primo video l'abbiamo già fatto, caricato ieri. Seconda idea di allenamento, direi di allenare la forza, quindi sprint in salita. Li farei su dei cavalcavia. Tre serie, da 5 ripetute, da 10-15 secondi, il recupero in jogging e invece tra le serie il recupero in camminata. I ritmi non li guardiamo mai, perché in salita fondamentalmente cambia la percentuale della pendenza e quindi tanto vale. È davvero una cosa impossibile da calcolare il ritmo sulle ripetute in salita in base alla percentuale di pendenza. E cosa suggerisci per il recupero tra una serie e l'altra? Te l'ho detto, allora tra una ripetuta e l'altra recupero jogging, e invece tra le varie serie lo facciamo in camminata. Io di solito tengo un minuto. Dopo una settimana di allenamenti agli amatori medi che cosa suggerisci? Dipende chi sono gli amatori medi, ormai non c'è più distinzione tra atleti forti, atleti medi, atleti lenti in questo periodo, perché dipende come ci siamo allenati. Mi viene in mente un ragazzo che seguo che era un atleta forte, adesso praticamente un atleta di quelli che diremmo un tapascione, quindi dipende un pochino, si sono un po' mescolate le carte in questo periodo. Se avete tenuto dei buoni volumi, questa domenica farei un medio variato, anche da 50-60 minuti, se no lavorerei sulla forza con queste salite e un lento svelto prima. Una delle domande che mi sono giunte è stata: ma a livello di volumi cosa suggerisci? I volumi da incrementare, cioè i volumi settimanali sono da incrementare massimo del 10% circa, 10-15%. Quindi se facevate 70 km prima, adesso arriveremmo a farne 77-80, se ne avevate fatti 100 o anche 115. E so che qualcuno guarda i nostri profili Strava e vedono che comunque noi ci alleniamo molto di più rispetto a quello che tu suggerisci. Come mai? Predicare bene e razzolare male. No, fondamentalmente, ahimè, ho dovuto nascondere le mie tracce Strava per evitarmi critiche infondate. Avevo tenuto dei buoni volumi in questo periodo, buoni, 100-110 km alla settimana, e adesso sono ritornato a farne 140, forse 150. Il problema è che comunque sto tenendo tanto lento e pochissimi lavori. Invece prima nei 100 km ne tenevo 2-3 lavorette a settimana al medio. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo la settimana prossima per parlare ancora del workout del mercoledì. Ciao, a mercoledì allora. Tornati qua, due considerazioni finali. In primo luogo le ripetute in salita, soprattutto in un momento di potenziamento fuori dalla stagione agonistica, sono importanti. Sono importanti perché vi permettono di migliorare la forza, ma al tempo stesso utilizzando lo stesso movimento della corsa. Ovviamente concordo con quello che dice Andrea sul fatto che in particolare non è facile programmare la velocità e soprattutto non si riesce a determinare la performance della corsa in una ripetuta in salita molto corta. Correre su un cavalcavia non ha senso valutare la velocità. In questo caso l'unica cosa che conta è lo sforzo. D'altro canto, se avete letto il libro di Hans van Dijk, professore olandese di fisica interessato al running, sapete sicuramente che si può modellizzare lo sforzo effettuato in una salita. Uno degli aneddoti più interessanti del libro è che correndo a 10 km all'ora con il 12% di inclinazione è come se correste in piano pur avendo un vento contro di 60 km all'ora.
Tra l'altro, questo spiega la ragione per cui non è necessario avere un tapis roulant premium, basta semplicemente inclinare il tappeto per fare in modo di poter correre velocemente. Inclinando il tappeto avete la possibilità di correre con uno sforzo superiore ad una velocità inferiore. I video del mercoledì sono comunque pensati per essere molto easy. Se avete comunque delle domande, chiedetecele qua sotto. Nei prossimi giorni potremo parlare, se vorrete, delle ripetute in salita in maniera dettagliata. In ogni caso, iscrivetevi al canale perché nei prossimi giorni parleremo ancora di scarpe, di recensioni, di alimentazione e di GPS e di tutto quello che secondo voi può essere interessante per un polisistematore. Visto che suonano le campane, vi saluto e a presto. Ciao! A qualunque ora del giorno, in questo paese ci sono le campane. Nel frattempo, parlando di ripetute in salita, mi è arrivato un nuovo Polar Grip. Non vedo l'ora di provare gli splitter. Apriamo un secondo e comunque la recensione la faremo nei prossimi giorni. Per chi non avesse ancora visto la preview, eccola qui sopra. Per il resto, ci sentiamo presto. Ciao! In effetti mi stavo tagliando una mano, non sono in grado di fare un unboxing fatto bene, comunque questo è la scatola e questo è l'orologio, fantastico, e ne parleremo la prossima settimana o nei prossimi giorni. Io intanto vado a farmi delle ripetute in salita. Ciao!